Hello bad guys, benvenuti E in questo nuovo schiaffa! video. Matte! Hello belli guys, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la gag, ma a noi piace il cringe e Tanto cringe. molto. In ogni caso, video con un ospite speciale che, vabbè, avete capito, per chi conosce il canale da un po', sa che ogni tanto appare appunto nei video, ossia la mia ragazza. Ora puoi parlare Salve. tranquillamente. Ed oggi presenteremo il suo mazzo che, detto così, è fraintendibile, ma vabbè. Il mazzo in questione è un'ala nera, quindi il Blackwing, molto semplice, relativamente accessibile come mazzo. Gioca a 41 carte, di cui l'ultima, spoiler, è la Deathshot, la trappola botola, quindi nell'eventualità aveste problemi a giocarla, acquistarla, potete tranquillamente appunto rimuovere. Prima di continuare però, via il mazzo, via, dobbiamo mettere il vero ospite del video, il nostro playmat di Il Marit, mio playmat. che Non il guardate che nostro. meraviglia. Comunque, prima di continuare, se siete appunto amanti di retroformat, del formato Edison, puoi rimettere il mazzo se vuoi, che detto così è ancora più brutto. Formato Edison, Hat, Got, Tengu Plant, e anche amanti di unboxing come di prodotti coreani e vintage, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, costa poco il vostro tempo, è gratis, ma aiuta il mio lavoro, il mio canale appunto a crescere. Comunque sia, tornando a noi. Allora, possiamo continuare, iniziare con la techlist, quindi prego, signorita. Abbiamo tre Shura, tre Bora, che metterò Questa la puoi prima. spostare tranquillamente, vai, vai. Ok, tre Kalut, La carta infame, la carta maledetta. più No, bella. proprio infame, oh. Non è vero, Schifosa. non è vero. E tre Sirocco, Che tre bastardi pure anche loro. questi. Poi abbiamo un Gale. E due, cazzo si chiama questo? Blizzard. Blizzard? I Un po'. gabbiani di Non Roma, mi piace. eccoli, guarda, con grossi conti i gabbiani di Roma, Non sti mi due. piace lui. Due Vayu. Allora, per quanto riguarda i Vaio, abbiamo fatto qualche test. A uno sembravano pochi, a tre erano un po' troppi, metti più centrale. Tre troppi, mentre con due il mazzo sembrava girare decisamente meglio. Questo per quanto riguarda il reparto alla nera, poi abbiamo un po' il reparto, l'altro comparto, abbiamo il nostro Daddy. Daddy Boy, e poi vabbè dovremmo avere il Grefg e l'Armageddon Knight. Allora, il motivo di questa decisione, potreste anche giocare due Grefg volendo, però diciamo che entrambi hanno pro contro assolutamente, però dato che andiamo a giocare una specifica carta magia all'interno del mazzo, che poi vedrete, abbiamo constatato che così non era affatto male, quindi finito il reparto mostri, passiamo alle magie. Due vortici. Due libri della luna. E Brain un Control. controllo mente. Oddio, si è storto. Sì, è il meme del canale, visto che è la carta da cui perdo tipo il 90% delle partite. Bene. Poi l'Allure of Fascino. Darkness. Eevee Storm, buttala Lightning lì. Vai, 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 Fist. spedita, Aspetta, aiuto io. aspetta. Sì. Che Typhoon. E non ce la faccio. l'eruzione Ok. oscura, che appunto questa è la carta che vi accennavo prima, è utile per recuperare carte come i Kalut, il Gale, che appunto è anche limitato, e anche i nostri magici gabbiani di Roma, quindi anche per questo che molte liste ne giocano a 3, ma noi personalmente preferiamo giocarli a 2. Quindi ora passiamo al reparto trappola, anche se è un po' classicone per quanto riguarda il Blackwing. Quindi vabbè, Quindi attacco Icaro. Icaro. Il buco trappola. La prigione. Non so Mi dove fa morire, metterli. mi fa morire, le sposto qua e lei continua a A mettere fanculo. Allora. le sono. Tributo torrenziale. Oh, la Oh! posizione giusta, vai. Giudizio solenne. Forza riflessa. Cammino di luce di stelle. Ah, è mo E che è che cazzo è questo? coreano. E La poi bello Deathshot. questo qui. Vabbè, è la Deathshot. La Deathshot che vabbè, 41esima carta, la carta infame del gioco. Poi se vi interessa facciamo un video che facciamo vedere le carte più infami del formato Edison. Vai con l'extra deck. Ma Ok. fallo vedere una roba. Vabbè, Androide Magico, il Catasto, il Prionac, il Goyo, due Alanera all'armata, poi
Poi abbiamo il maestro armatura alla nera, ne abbiamo ben due. Vabbè, il coso da livello 8, un Black Rose, il Colossal Fighter, l'Arcidemone, quello bello grosso, lo Stardust, modestamente, il Drago Fine Oscura e vabbè, infine abbiamo il Chimera Tech, quindi diciamo Next Tech giustamente per Blackwing abbastanza stable. Infine per il side, ragazzi, ovviamente molto generico, dovreste ovviamente contestualizzarlo in base anche ai mazzi che sono nella vostra fumetteria. Poi ovviamente se è un torneo grande dovreste farlo in maniera un po' più generica, un po' simile al nostro, e diciamo quello fatto a noi è un po' in base alle persone con cui giochiamo di solito, che è sempre la combriccola, come avete visto anche il duello contro Utende Shogun, che potete anche recuperare appunto un divaghiro contro Press Dragon che ho caricato di recente. Comunque abbiamo abbastanza standard, abbiamo due DD Crow, fammi vedere, due Daina, due Aspetta. Cyber Draghi, il Talpozzo, poi abbiamo, com'è che lo Lady chiami tu? Oscar. È Lady Oscar, è palese Lady Oscar. Lady Oscar, Mister Oscar lo chiameremo. No, Lady Oscar. Messer Oscar. Basta di. No. Io sto continuando, eh. Due skill drain, due virus e due specchi in prigione luce contro il. Il Blackwing, scusate, contro il Lysure. Ed eccoci qui alla fine, grazie per aver guardato il video fino a questo punto. Mi avete chiesto anche di recente nei commenti quando sarebbe arrivata una decklist alla nera, Blackwing, che paradossalmente era già in programma da un bel po' di tempo, e finalmente oggi siamo riusciti a registrare. Inutile che mi guardi sterto. Sì, perché era impegnata con gli esami, quindi sai com'è, non rompere le palle, dobbiamo fare il video assieme. Questo è il mazzo che bene o male le ho costruito, sto per il mazzo che le ho fatto, eppure stava suonando malissimo. Malissimo. Parte 3 in questo video, quindi vabbè. Quindi ancora ragazzi, grazie ancora, iscriviti al canale, lasciate un mi piace, dillo pure tu se ti fa piacere, oppure mandami a fare. Dovete iscrivervi al canale. Sennò, come si dice a noi, ve ven a raccogliere la ciabatta. Esattamente. E niente, arrivederci al prossimo video. See you next time. Facevi morire che le carte doppie le mettevi così. Allora, io non faccio questo lavoro, ok? Non ho avuto una formazione adeguata. Mamma mia. Devo prendere così. Sì. Ma ti Che appoggio cazzo devo dire? tranquillamente. Flash ora abbastanza.